E così, a dispetto quanto aveva detto alla vigilia di partire per il reality, l'ex suora ha deciso di indossare il bikini. O meglio i mezzo bikini, visto che ha deciso di usare il top e poi tenere i normali pantaloncini. Una novità che non è sfuggita a Ilary Blasi, che gliel'ha fatta notare in puntata. «Sto cercando di liberarmi dalle sovrastrutture che mi porto dietro da tempo», ha risposto Cristina. Prima di partire per l'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia aveva svelato la sua intenzione di non indossare il bikini in Honduras. «Ho trovato una soluzione più adatta a me», ha spiegato qualche settimana nello studio di Verissimo. «Sarò composta. Sono però passate diverse settimane da quel colloquio con Silvia Toffanini e la naufraga ha deciso di cedere al due pezzi». Dopo 26 giorni di permanenza in Honduras, l'ex sorella Cristina ha deciso di sfoggiare un bikini, rivisitato ad accompagnare il top rosa, infatti, ci sono gli shorts. La prova costume è per Scuccia un viaggio interiore che va di pari passo con quello che sta facendo nel reality show in Honduras. La naufraga, infatti, vuole superare le sue paure e sto cercando di mettermi gioco, ha detto in uno dei momenti cui sono presenti le telecamere. Cerco una libertà e anche quella è una sorta di libertà.